Benvenuto ad Alberto Salato, responsabile Sud Europa per Neuberger Berman, a quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando la storia di riferimento 2019 e poi seconda analisi, dato che siamo al Salone del Risparmio, c'è cioè il tema della sostenibilità che è in primo piano, volevo capire da lei come viene interpretato dalla vostra società questa tematica. Senza dubbio, grazie innanzitutto. Ma il 2019 ovviamente sui mercati, come sapete, è iniziato bene, è iniziato meglio rispetto a come era finito il 2018, però per noi si tratta di una fase laterale che riflette un po' il fatto di essere in un ciclo economico oramai maturo che dura da 10 anni e che è in rallentamento, quindi una fase sui mercati che va considerata con molta cautela. Ecco perché noi pensiamo che questa sia proprio una fase congiunturale in cui gli investitori debbano considerare con maggiore attenzione le loro scelte di investimento ed andare verso soluzioni, fondi che gli permettano di proteggersi dalla volatilità ed eventualmente anche cercare di guadagnare nelle fasi appunto di maggiore volatilità. Per quel che riguarda la sua seconda domanda interessantissima sui temi dei cosiddetti fattori ESG e della sostenibilità, Neuberger Berman da questo punto di vista è uno tra i tre pionieri, perché noi abbiamo adottato i principi PRI, che sono uno degli standard dell'industria più riconosciuti a livello mondiale, già dal 2012, quindi già dal 2012 tutte le nostre gestioni di portafoglio, sia sul lato, e questo è interessante, sia sul lato liquido ma anche sulla parte di private equity e di alternativi, adottano i principi PRI e abbiamo anche un rating di A+, che è il rating più importante che può essere attribuito a una società di gestione proprio dagli emittenti del PRI su tutte le asset class. Quindi da questo punto di vista siamo, credo, tra i maggiori promotori dell'utilizzo di ESG all'interno di tutte le gestioni, non solo di quelle cosiddette specializzate.